Elvira Pace e Antonia Palma, come si svolge la vostra attività su questa tematica? Allora, noi siamo attive nel territorio di Chieti come centro antiviolenza e accogliamo le donne che vengono a chiederci aiuto e abbiamo un'equipe che lavora per rispondere a queste richieste di aiuto. Ci sono le psicologhe, io e Antonia siamo due psicologhe che lavorano con le donne e poi c'è l'operatrice di accoglienza e abbiamo un legale che accoglie un po' le esigenze di natura più legale appunto. L'equipe funziona per cercare al meglio di aiutare queste donne a uscire dalla situazione violenta nella quale si trovano. Sì, soprattutto al primo impatto è difficile, diciamo, raccogliere queste informazioni, dati, insomma, su come intervenire. Sì, qui Antonia, che è l'operatrice anche lei di accoglienza, Sì. forse ne sa un po' di più Sì, sulla. diciamo che in questi ultimi anni c'è stato un aumento di richieste rispetto, insomma, alla richiesta appunto di aiuto da parte delle donne. Questo perché diventa sempre più argomento, per fortuna, conosciuto, quindi le donne si sentono più in grado di poter chiedere aiuto perché sanno che sul territorio, insomma, c'è un centro antiviolenza che le può aiutare. Quindi i dati, insomma, il numero di donne che richiede aiuto aumenta e secondo me, insomma, è un aumento positivo perché significa che le donne si rendono conto che possono uscire, insomma, dalla violenza. Sì, a livello numerico, quali sono i riscontri? Allora, diciamo che di donne che più o meno quest'anno, l'anno scorso hanno almeno richiesto informazioni sono più o meno 150, insomma adesso i numeri precisi 157. 157, e invece le donne proprio prese in carico o dall'operatrice, dalla psicologa, comunque dall'equipe, dall'avvocato sono 93 donne che insomma hanno chiesto aiuto e sono riuscite ad uscire dalla violenza. Sì, nonostante i tempi moderni, insomma, non si riesce ad uscire da questo problema, i numeri lo confermano, però intanto c'è questo passo in avanti. Diciamo che la violenza che noi riscontriamo, per cui le donne ci chiedono aiuto, è una violenza sì fisica, ma soprattutto psicologica, no? È quella la violenza principale alla quale le donne spesso sono sottoposte, che è quella più subdola, quella meno riconoscibile, no? Per cui insomma, dobbiamo aiutare queste donne anche a essere consapevoli di essere vittime di una violenza reale. Poi non dimentichiamo che ci sono anche spesso i minori, i bambini, che sono anch'essi vittime di violenza, che è una violenza assistita, no? Quindi è molto molto importante che i centri antiviolenza in rete con altri servizi del territorio, con i servizi sociali, con le forze dell'ordine, eccetera, operino per aiutare tutti i componenti, diciamo, di questo sistema, no? Nel quale la violenza agisce. Da un anno abbiamo aperto una casa rifugio a indirizzo segreto nel quale accogliamo le donne che hanno bisogno di allontanarsi urgentemente da una situazione di violenza, e insieme ai figli. E abbiamo già ospitato alcune donne in questa casa rifugio diciamo che si è rivelata molto utile per sostenere, no? Almeno nella fase di emergenza, queste donne ad allontanarsi, insomma, spesso dal marito o dal compagno, insomma, dalla violenza che più delle volte è una violenza domestica. La casa rifugio è in convenzione con il comune di Chieti, quindi lavoriamo anche lì in rete. Anna Di Paolo Antonio, presidente dell'associazione Bonton e promotrice dell'evento Amori Amari, viene promossa questa serata dedicata alla problematica della violenza di genere, anche al femminicidio. Come si svolgerà la serata?
È uno spettacolo molto singolare, uno spettacolo innanzitutto circolare, parte dal concetto di amore, l'amore sano, nobile, per poi declinarsi in tutte le sfaccettature di amori un po' più problematici, fino ad arrivare al femminicidio, ma con una spinta nel risalire al concetto di amore dell'incipit dello spettacolo. Questo per sensibilizzare sul terribile tema del femminicidio e della violenza di genere, quanto più attuale, le cronache purtroppo ne danno notizia quotidianamente, anche qui sul nostro territorio, perché due giorni fa appunto ad Ortona si è consumato un duplice femminicidio, e dunque noi come associazione culturale portiamo avanti questa campagna affinché si possa dire basta a questo fenomeno purtroppo in grande escalation. Sì, questo tipo di iniziative sono molto utili soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza di ogni genere, sia maschile che femminile. Decisamente, tant'è che il nostro spettacolo Amori Amari è scevro da ogni pregiudizio al maschile, non è solamente denuncia, ma è appunto voler dare un messaggio di speranza e non generalizzare, perché sarebbe molto diseducativo dire che tutti gli uomini sono violenti, invece no. E il messaggio più importante in questo spettacolo lo darà il bambino, avremo la voce fuori dal coro, se vogliamo, dal punto di vista del bambino, spiazzante, diretto, che davvero lascia riflettere. Sì, in questa serata si baderà molto l'aspetto emozionale. Decisamente, il sottotitolo infatti Emozioni e riflessioni, perché questo? Perché attraverso la musica, attraverso la danza, attraverso i testi delle canzoni proposte, cerchiamo di arrivare ai cuori, e dal cuore alla coscienza il passo è breve, e da lì per necessarie riflessioni su questa drammatica realtà. Grazie per l'appuntamento. Appuntamento giovedì sera alle ore 21 nel prestigioso Teatro Marrucino di Chieti, con ingresso gratuito, e dunque vi invitiamo a partecipare numerosi. Emozioni e riflessioni con Amori Amari.